Brutto, doloroso stop a Nardò per il Bitonto, apparso d'improvviso svuotato della proverbiale vigoria, nonostante abbia ancora bisogno di punti per l'aritmetica salvezza. Mister Valeriano Loseto sistema Petrarca in porta, custodito dalla collaudata cintura difensiva Gianfreda Gomez Silletti. Cardore facitore di gioco, assistito dal fuoco di Mariani e dalla classe di Chiaradia. In attacco si rivede l'esplosivo Figliolia accanto al talento lampeggiante di Manfei. Nicola Ragno, ansioso di riscattare l'inopinata sconfitta in terra sinnica e di riprendere di gran carriera l'ascesa verso l'alto, piazza Viola fra i pali, il muro arretrato ai suoi pilastri in Orlando, Lanzolle e Russo. In mediana, Estro e Forza con Montinaro e Addae, due ex di giornata. Davanti a svariare, Ferreira e Jonai. Chiaradia al terzo allarga a sinistra per Maffei, dribbling fulmineo e stoccata di destro. Viola si genuflette e blocca. Minuto 8, Gomes imbecca Figliolia, torre per Maffei che batte di collo al volo, alto. Al 24esimo, destro pretenzioso di Jonai dal limite, dopo che i neroverdi avevano cestinato puerilmente un ghiotto contropiede. Alla mezz'ora si ferma Maffei, il vice capocannoniere del girone, per un guaio muscolare. Si spegne così la giovanile spavalderia degli ospiti, che fatalmente abbassano il loro baricentro. Punizione dalla tre quarti di destra al 36esimo, svetta De Giorgi e incorna, zero brividi per Petrarca. 60 secondi e si replica con la tempia del 10 Granata, ancora senza patemi, l'estremo ex Lecce. Il prevedibile canovaccio di assalto e barricate alternate viene corroborato altresì, ai noi, dalla raffica di colpi neretini in incipit di seconda frazione. Meno di un minuto e azione ben congegnata da destra, Jonai stoppa e sbatte nel sacco di sinistro, vantaggio Granata. Quinto, controgioco del Toro, cross al centro, ancora Jonai inebria i difensori bitontini e supera Petrarca con un diagonale esiziale. Al decimo, Petrarca in uscita disperata, Trebbi Addae. Dal dischetto Montinaro fredda il goalkeeper bitontino, 3-0. Minuto 20, piazzato di Lucchese, inzuccata di Clemente, alta sulla traversa. A 8 primi dal termine, corner e testa di Corrado, cuoio in curva e rapido, mesto sipario sul match.